Buonasera a tutti. Questa sera siamo in videoconferenza con Matteo Marosi della lista Gorreri. Marosi questa sera parlerà di un'interrogazione che è stata fatta all'amministrazione comunale da Gorreri. Prego, Matteo, ci spieghi un pochino di questa interrogazione. Benissimo, vi ringrazio molto per questa possibilità. Sono, come ha detto lei, anticipato, mi chiamo Matteo Marosi, ho fatto il consigliere comunale a Pellegrino Parmense per 11 anni e nelle ultime elezioni ho appoggiato la candidatura di Gorreri nella lista Pellegrino verso il futuro. Sono qui per comunicare un'interrogazione che è stata fatta all'amministrazione comunale. Questa interrogazione non ha nessun tipo, sotto nessun aspetto, vuole mettere in difficoltà l'amministrazione, anzi, vuole cercare di aiutare l'amministrazione ad affrontare un problema estremamente importante e sentito nel nostro paese. Vado a leggere l'interrogazione perché poi così spiegheremo meglio a cosa faccio riferimento. Premesso che in data 31-5-2017, in seguito ad un'operazione denominata Oro Nero, coordinata dalla Procura di Catanzaro con a capo il dottor Gratteri, vennero eseguite misure restrittive, una in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di due persone residenti e/o domiciliate nel nostro comune. Premesso inoltre che in data 28-4-2019 vi fu la richiesta di rinvio a giudizio delle persone sopracitate avanzate dalla DDA di Catanzaro, richieste fermate dallo stesso procuratore Nicola Gratteri. Successivamente, in data 2-5-19, venne fissata l'udienza preliminare affidata al GUP Paola Ciriaco, che in data 27-6 del 2019 rinviò a giudizio gli indagati. Successivamente, in data 14-5-2020, venne eseguito un sequestro da parte della DIA di beni nella disponibilità di un 48enne originario del Cosentino, ma domiciliato a Pellegrino Parmense. Il provvedimento ha riguardato cespiti per 4 milioni di euro. In data 12-2-21, quindi solo pochi mesi fa, al provvedimento di sequestro è seguito quello di confisca dei beni dell'imprenditore pregiudicato, con le seguenti motivazioni che cito testualmente. Il provvedimento emanato, vale a dire la confisca, in accoglimento di proposta di misura di prevenzione formulato dal direttore della DIA, prende le mosse da complessi approfondimenti investigativi dell'articolazione catanzarese, che ripercorrono le numerose vicende penali dell'uomo che hanno permesso, da un lato, di accertarne la pericolosità sociale, dall'altro, di evidenziarne la considerevole sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio a lui riconducibile, ritenuto frutto o reimpiego di proventi di attività illecite. Faccio una precisazione: tutto ciò che ho letto fino ad ora è facilmente reperibile in rete o su organi di stampa. Alla luce della gravità di quanto descritto fino ad ora e alla presenza in data odierna nel nostro comune di uno dei due rinviati a giudizio, siamo a richiedere al sindaco, alla giunta e al capogruppo di maggioranza le seguenti richieste. Primo, punto primo, di attivarsi immediatamente al fine di costituire il comune parte civile nel processo in corso, vale a dire il processo Oro Nero, che vede coinvolti i due rinviati a giudizio arrestati nel nostro comune, al fine di prendere una posizione netta e inequivocabile nei confronti di una vicenda che ancora oggi ha risvolti poco chiari. Inoltre, vi è una necessità non secondaria di difendere l'onorabilità del paese
prendendo le distanze da contesti inqualificabili che disonorano e danneggiano chi vive e lavora a Pellegrino. Punto 2. Siamo anche a richiedere tutte le documentazioni in vostro possesso, quindi al Comune, fornite dai gestori del sole per l'apertura del locale. Punto 3. Copia delle verifiche da voi effettuate, quindi da parte del Comune, presso il sole e le documentazioni da voi richieste al gestore. Punto 4. Residenti e o domiciliati presso la struttura ricettiva. Punto 5. Chiediamo inoltre quali azioni intendiate intraprendere per aumentare e garantire la sicurezza nel nostro comune. Certi di una fattiva e celere collaborazione, chiediamo infine di trasmettere tali nostre richieste al prefetto e al questore di Parma, gruppo consigliare Pellegrino verso il futuro. Questa è l'interrogazione che noi abbiamo presentato qualche giorno fa. Facciamo un piccolo cappello per spiegare il perché di questa decisione. Perché abbiamo deciso di presentare questa interrogazione e perché proprio in questo momento? Perché a nostro parere è arrivata l'ora di giungere alla verità, di capire cosa sia successo dal 2015 in poi e cosa sta succedendo ora in un paese dove i silenzi assensi offrono la sponda a vicende poco chiare. Questo di cui stiamo parlando stasera è un argomento tabù, ma non lo è per noi, perché noi siamo alla ricerca della verità e della giustizia. Tutti in paese ne parlano spesso, ma ne parlano sottovoce. In realtà nessuno, credo, abbia l'intenzione o sia effettivamente interessato seriamente a comprendere quali siano i pericoli e che cosa significhi essere cacciati sui giornali e sui telegiornali dicendo che Pellegrino fosse a quei tempi, cioè nel 2017, il centro nevralgico di contrabbando di gasolio. Queste sono notizie di stampa e non sono inventate da me. C'è stata anche una notizia del telegiornale che è stato registrato un paio di mesi fa, nei quali si segnalavano le operazioni, i sequestri avvenuti in Emilia-Romagna per quanto riguarda delle interdittive antimafia, quindi sequestri di denari, e si parlava proprio della vicenda del personaggio calabrese che era residente e o domiciliato a Pellegrino. Non stiamo parlando di ladri di polli, ma stiamo parlando di personaggi ai cui hanno sequestrato 4 milioni di euro. Personalmente da anni lotto contro i mulini a vento, sono forse ingenuo, ma credo che possa essere arrivato il momento di cambiare. Perché dico questo? Dico questo perché ritengo che il sindaco attuale sia una persona estremamente retta, una persona integerrima, con la quale poter instaurare un rapporto serio e costruttivo che possa aiutarci ad arrivare alla verità, a capire cosa sia in realtà successo in quegli anni e cosa abbia spinto questi calabresi a ritornare a Pellegrino, perché nonostante gli arresti del 2017, la cosa che più fa scalpore e che più dovrebbe porre delle domande è il ritorno di questi personaggi, se non direttamente ma indirettamente, a gestire lo stesso albergo che li aveva visti gestire precedentemente, all'interno del quale vi furono anche alloggiati per diversi mesi una serie di profughi, che poi si scoprì che i permessi necessari non vi erano, quindi quello però sarà in una prossima puntata, perché alla fine di questa registrazione dirò che è il primo di un paio di collegamenti che farò, nei quali spiegherò tutto quello che ho fatto in questi 10 anni di attività amministrativa. Ma ritorniamo al discorso pregnante di prima.
Gli arresti del 2017, a mio parere, avrebbero dovuto smuovere le coscienze nel nostro paese, avrebbero dovuto risvegliare il desiderio di verità, avrebbero dovuto portare a detestare certi ambienti, a rifiutare il puzzo del compromesso. Dovevano da una parte sdegnare, a mio parere, e dall'altro risvegliare il senso di comunità. Tutto questo si può ottenere solo tutti insieme, senza pregiudizi, ma con la consapevolezza e il coraggio di scegliere da che parte stare, quella parte che rifiuta i compromessi e le scorciatoie, ma che vuole respirare il profumo della libertà, quella libertà che si costituisce solamente attorno alla legalità e alla legittimazione delle istituzioni e al rispetto delle regole. Chiediamo di condividere questi principi non solo all'amministrazione comunale, ma a tutti i cittadini. Vogliamo costruire il nostro futuro riappropriandoci delle nostre radici. Perché dico questo? Perché ultimamente abbiamo avuto, una volta noi eravamo attrattivi per i milanesi, oggi invece siamo diventati attrattivi per un'altra regione italiana. Questo non sta a significare che tutti quelli che arrivano dal sud siano persone che abbiano problemi con la giustizia, anzi, io ho diversi amici di tutte le regioni del sud. L'importante è che chi viene a Pellegrino comprenda che a Pellegrino non si scherza, che a Pellegrino chi ha intenzione di lavorare, vivere rispettando le regole è ben accetto, e chi invece non vuole rispettare le regole troverà in noi, nel sottoscritto, un baluardo. Tutti potrebbero chiedersi: ma al dottor Marosi cosa interessa questa cosa? Al dottor Marosi interessa molto questa cosa perché se n'è fatto carico qualche anno fa, deriso più volte in consiglio comunale, ci sono le registrazioni agli atti nei quali era considerato un matto, una persona che vedeva cose che non esistevano. In realtà poi diverse vicende hanno portato a capire che molto di quello che veniva detto poteva anche essere vero. Certamente siamo in attesa spasmodica di chiarezza, di verità, perché ad oggi nulla è ancora pervenuto. Nel 2018, mi ricordo, 2018-2019, forse 2019, ma marzo 2019, arrivarono 4-5 avvisi di garanzia a persone residenti del nostro comune o comunque che ruotavano attorno al nostro paese, ma anche di quegli avvisi di garanzia non si è avuto più notizia. Io ho intenzione di proseguire in questa battaglia perché promisi questa cosa a una persona che non c'è più, che non è mio padre, ma è una persona a cui sono stato profondamente legato e al quale nutro profonda stima, e vi è stata una condivisione di idee, di progetti estremamente importante, al quale promisi che avrei vigilato fino alla fine su questa vicenda. Questo è quello che voglio dire questa sera. La prossima puntata sarà dopo aver ottenuto le risposte dal sindaco e dagli amministratori, nel quale spiegherò tutte le vicende che si sono susseguite in questi anni, quindi il tentativo di costruire un distributore, il tentativo che è andato male perché questo distributore poi alla fine non si è fatto, il comune ha speso soldi per fare tutta una serie di operazioni per consentire la realizzazione di questo distributore, la vicenda degli immigrati, che è una vicenda che merita vendetta, perché uno Stato non può pagare la permanenza di immigrati per diversi mesi all'interno di un
posto se non vi sono le necessarie autorizzazioni. Io devo ancora capire chi doveva controllare queste cose, perché ho fatto diverse richieste, diversi accessi agli atti, ho chiesto che i vigili si recassero in questo luogo più volte, ma ho sempre avuto il diniego, perché mi hanno sempre detto che i controlli spettavano alla prefettura. Per quanto riguarda invece la vicenda Oro Nero, è vero che la vicenda Oro Nero non ci ha toccato personalmente, perché in quella retata furono arrestate persone provenienti non da qua ma domiciliati qua, però era sotto gli occhi di tutti che in quel periodo per il paese continuassero a girare tutta una serie di botti. Ovviamente queste botti nessuno ha mai guardato dentro che cosa ci fosse, poteva esserci dell'acqua, come mi rispose il sindaco in un consiglio comunale, anche questo è tutto registrato, l'ex sindaco, parlo di Pedrazzi, e poi venne trovata, e qui chiudo, il 31 di maggio, quando arrivò la Guardia di Finanza da Catanzaro, venne trovata in una stalla, ex stalla baratta, fra l'altro di mio carissimo amico, ben visibile dal centro del paese. Questo lo dice l'ufficio tecnico del comune, non la Guardia di Finanza, quindi anche questo agli atti. Vi era un dispensatore di gasolio, quindi vi era una vera e propria pompa di benzina abusiva che nessuno ha mai visto e che se ne siamo accorti solo perché io feci un'interrogazione il 1 di maggio e ottenni la risposta il 4 di giugno. Anche queste sono vicende da chiarire. Non sono ancora state chiarite, la prossima volta porterò tutti i documenti che asseverano tutte queste cose che vi sto dicendo, perché mi sono stancato, sono stanco di essere considerato il male assoluto, sono stanco di essere deriso, sono stanco di non avere giustizia, sono stanco che questo paese abbia una situazione incontrollata. Io vedo in questo paese, quando vengo in questo paese non mi sento sicuro, non mi sento sicuro perché la colpa non so di chi sia, non mi sento sicuro perché vi sono situazioni, vi sono persone che frequentano questo paese che non mi rassicurano e questo credo che debba preoccupare non solo me, ma preoccupare anche gli altri. Di questa vicenda ho parlato solo io, mi auguro che da oggi qualcuno prenda il coraggio in spalla e abbia il coraggio di parlare e di spendersi per questa vicenda, poiché credo che siamo arrivati all'ultimo buco, non possiamo più permetterci di mollare per neanche un secondo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci diamo appuntamento tra una trentina di giorni, perché la risposta del comune dovrebbe arrivare entro 30 giorni. Una volta avute queste risposte, avremo il commento a queste risposte, più come vi ho detto, vi racconterò la mia attività di amministratore per 10 anni. Grazie mille. Benissimo, grazie a lei, dottor Matteo Marosi, della sua comunicazione, molto importante. E le auguriamo una buona serata e a risentirci presto. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.